Allora, ultima fatica di giornata, no, ultima no, penultima fatica di giornata è la tavola rotonda di uno degli argomenti che abbiamo discusso nelle dinamiche relativo a come togliere questi silos e poter fare un approccio. Cosa devo fare? No, no, c'è. Come fare un approccio data democratization dentro delle aziende che spesso non sono mature. Ma non sono mature non vuol dire che non sono mature, non sono mature in fatto di dati. Ma chi meglio di la sacerdotessa del dato ormai, Simona, che, a cui affido questa tavola rotonda, e gli altri ospiti, vi prego di salire sul palco per cortesia. Roberto, poi vi presentate voi. Allora, purtroppo per ragioni familiari Giuseppe Gualandris non potrà essere tra di noi, quindi lo sostituirò io. Sei contenta? Molto. Mi siedo qua. Allora, noi l'arduo compito di tenere anche viva la platea dopo l'impresa delle dinamiche. A questo punto parleremo di questo argomento molto dibattuto, però sempre attuale, che è quello della democratizzazione del dato, che è un concetto che si accompagna sempre all'immagine del silo. Allora, visto che è stato l'ultimo titolo delle dinamiche, io inviterei i colleghi che sono seduti ad alzare la mano se conoscono almeno un paio di aziende che hanno intrapreso un percorso di democratizzazione dei dati. Pensavo peggio. Quanti di voi invece sono consapevoli del fatto che le aziende hanno un problema di dati a silos? Bene, allora possiamo dire che effettivamente quando parliamo di silos parliamo probabilmente di un problema per tante aziende. Allora, preparandoci per questo confronto, ho provato anche a partire dall'etimologia del dato. Allora, perché il silo rappresenta una particolare situazione dei dati che caratterizza, che accomuna tante aziende? Se immaginiamo un silo come è fatto, ha una forma cilindrica, ha una forma sviluppata, prevalentemente in altezza. E leggendo un po' quello che ci racconta la Treccani, il silo è qualcosa che notoriamente viene utilizzato per la conservazione di materie prime come potrebbero essere frumento, grano, minerali, ed ha la caratteristica di essere costruito con questa forma perché consente di fare più facilmente l'ingestion e lo scarico dei materiali. E poi ha anche un materiale con cui è costruito che è un materiale resistente, che non consente quindi la penetrazione. Ecco perché il concetto data silos effettivamente ci fa venire subito in mente delle caratteristiche che rappresentano per un'azienda che vuole rendere il proprio patrimonio informativo fruibile da parte di anche dei non addetti ai lavori, perché poi vedremo che cosa significa invece democratizzare e quindi qual è la contrapposizione rispetto al concetto di silo. Quindi il silo è qualcosa che è difficilmente accessibile, che però può essere alimentato dall'alto verso il basso e che consente quindi di ottenere lo scarico di qualcosa. In azienda abbiamo tanti silos, ognuno probabilmente rappresenta un particolare dominio. Infatti una delle caratteristiche delle aziende non mature, come citava giustamente Michele,
nell'accezione in cui noi dobbiamo intendere azienda immatura, è proprio il fatto che c'è un atteggiamento di protezione delle persone rispetto ai dati che rientrano nel proprio perimetro di competenza. Quindi c'è questa scarsa propensione a condividerli. Fatta questa premessa, ovviamente noi non potevamo non avere all'interno di questo panel delle persone che, oltre ad essere degli opinionisti, anzi come ci piace chiamarli, data influencer, hanno anche la caratteristica comune di venire da esperienze affrontate personalmente, direttamente, finalizzate a rompere le barriere. E quindi abbiamo con noi oggi, vado nell'ordine ma diamo la precedenza alle donne, Claudia Coratella, responsabile data governance del gruppo Beeper, Roberto Monachino, senza titoli perché la fama lo precede, Andrea Bandera, Banca Popolare di Sondrio, responsabile gestione e protezione dei dati. Non abbiamo Giuseppe Gualandris, CEO founder di Profice, un'azienda che fa della formazione il proprio core business, ma ovviamente Michele potrà darci delle indicazioni, un'opinione su quanto può essere importante poi la formazione, quindi essere preparati per affrontare le sfide della data democratization. In questo contesto, perché le aziende devono democratizzare il dato? Innanzitutto, cosa significa democratizzare? Significa rendere qualcosa democratico, cioè alla portata di tutti. Dietro questa espressione, che può essere una banalizzazione, in realtà c'è tanto da fare. Mi verrebbe da chiedere prima di tutto a Roberto, per tutta l'esperienza che ha maturato nel corso degli anni, perché le aziende dovrebbero democratizzare i propri dati? Quindi quali sono i vantaggi? Quali sono le sfide che si devono in qualche modo affrontare? E se ci sono degli aspetti più tricky, come si possono affrontare? Roberto, a te il palco. Quindi riavvolgiamo il nastro e iniziamo... posso fare una domanda io a loro? Sono a disposizione. Ah, ottimo. Io volevo chiedere, giusto perché è così, quanti di voi sono IT e quanti non IT, nel senso non IT lavorano nelle funzioni business della banca, cosiddette business della banca o della... Alzino la mano. Alzino la mano chi sono IT. Quindi siamo più o meno 50, tutti IT. Le presentazioni di oggi sono state fatte da persone IT, chiedo a te, giusto? Alcune sì. Ok, alcune sì, chi è che non era IT? E la per esempio? Beh, allora, siamo partiti con Generali, non era propriamente IT, anche se, no? Esatto. Dai, cioè tu sei l'espressione dell'evoluzione dell'IT, mettiamola così. Se sei IT old. No, ma vi spiego perché il motivo di, giustamente, no? Io non sono IT, sono nato nel CFO, il mio background è economics, quindi non sono ingegnere e guardo le cose da un punto di vista non tecnico, quindi mi perdonerete se dirò delle cose che magari possono anche non essere condivisibili dai colleghi dell'IT, ma il motivo è molto semplice. A me piacerebbe avere confronto sulla data democratization perché è un processo che non finisce mai in realtà, quindi è vero data silos, però se chiedete agli utenti o gli sforzi che sono stati fatti in questi anni, sono stati fatti enormi sforzi per poter consegnare delle informazioni di qualità agli utenti che prendono decisioni, io adesso parlo del nostro mondo bancario. Quali sono le problematiche quindi di questo approccio? È che in realtà la democratizzazione è un processo A che non finisce mai, B si allarga la responsabilità individuale, come ho scritto in qualche posto. Cioè la democrazia non è il fatto di rendere i dati disponibili a qualcuno, la democrazia è che chi prende quelle informazioni
restituisce ai colleghi dell'IT un feedback su come migliorare quel processo, come deve partecipare, si deve sentire responsabile. Quindi qui possiamo scrivere tutte le policy che vogliamo, no? Tutti i data owner, avere tutta la roba ben precisa, ma il ruolo della collega è un ruolo molto challenge, perché è tra l'incudine e il martello tutti i giorni, perché se guardiamo gli utenti diranno sempre che il dato non è buono per quello che mi serve per prendere decisioni. Quindi questa cosa di mettere, unire e fare da bridge tra le competenze della banca, di chi conta le cose, di come devono essere contate, perché il dato detto così, poi non voglio, insomma, uso degli esempi perché mi piace fare, una cosa è guardare, avere l'helicopter view cosiddetta, no? Guardare le cose con la policy, tutte le strade portano a Roma, tutte semplici, a 20.000 metri, ma quando vi abbassate, no? E vedete e fate zoom sui problemi, sulle strade, sui quartieri, trovate delle dimensioni, delle problematiche totalmente diverse. Quindi le cose viste a 20.000 metri di altezza hanno una evidente differenza con chi sta sul terreno e chi tocca con mano. Quindi per me democratizzazione è l'unica, cioè l'unica, nel senso uno dei problemi che c'è, perché si possa implementare e aiutare chi si occupa di data governance e data management con il feedback continuo di quello che non capisce niente l'utente. Purtroppo l'utente è come l'allenatore di calcio. In Italia siamo 60 milioni di allenatori di calcio, tutti capiscono di calcio, gli utenti è la stessa cosa, tutti sanno consigliare una tecnologia, tutti sanno consigliare qual è il miglior tool di business intelligence, no, io non voglio questo, cioè, ma a me piace, non sanno esprimere un requisito, non lo sanno esprimere, e quando lo esprimono anche con processi controllati, super controllati, e il collega dell'IT ci mette 6 ore per fare una query, perché poi deve fare 75 miliardi di step per poter dire il dato è buono, incluso poi i colleghi di data management. Quindi faccio questi esempi, ma solo per capirci che la data democratization passa con un'assunzione di responsabilità forte dell'utente banca, fortissima, che non è quello della critica, il dato non è buono, o non è quello che mi aspettavo, ma quello di contribuire al feedback. Infatti stamattina in tutte le sessioni, ecco perché facevo questa domanda un po' così, in tutte le sessioni è mancato, non voglio quindi ripetere con tutte le cose giuste che ha detto anche il collega di Barilla. C'è ancora o è andato via? È andato via, quindi... Poi apro una parentesi su Barilla, che è interessante. Tutti i programmi di integrazione del dato, quindi oggi nelle spiegazioni, quello che il collega, se io fossi stato lui, avrei cercato di portare era il feedback dell'utente, perché siamo tutti d'accordo, no? Chi è che non è d'accordo sulla data platform spiegata a Barilla? Tutti? Tutti in disaccordo? Alzate la mano. Siete in d'accordo o in disaccordo con quello presente? D'accordo, siamo tutti d'accordo. Il problema è che lì non c'è il feedback dell'utente, cioè nel senso, dov'è il box del processo per raccogliere il feedback dell'utente e migliorare nel continuo? Perché sono convinto che anche lui... Nel tool dei reclami. Ma il tool dei reclami, che potrebbe essere il ticket incident dei colleghi di Credem o il tool dei reclami, non è un pensato per essere digitalizzato all'interno dei processi. Quindi in realtà quello, quando viene dato, è fuori contesto, perché finché io lo leggo, comprendo che cosa vuol dire, la telefonata eccetera, ci metto altri 6 mesi a metterlo a posto, quindi non può essere quello. Però ci deve essere quindi il feedback. Quindi la prima cosa di cui non si è parlato oggi è del feedback. La seconda cosa di cui il collega non ha parlato, perché ero molto interessato a Barilla, era dell'interoperabilità delle soluzioni. Non ho sentito menzionare da nessuno questa parola, l'interoperability. E vengo all'esempio, anche qua. Chi di voi ha visto la presentazione in pompa magna del primo certificato digitale stampato dal Presidente della Repubblica?
Due, tre, nessuno l'ha visto. Non ci posso credere. Un evento dal TG1 è stato dato in pompa magna, no? Fabio? Stavamo rispondendo ai ticket. Ora, ma chi di voi ha bisogno del certificato stampato? Cioè, questa è la domanda, no? Chi è che ha bisogno del certificato? Cioè, io praticamente stampo il certificato del Comune di Milano perché lo devo portare all'INPS. Ma lo dice a me, cioè capito che sono l'utente, dovrebbe, per me l'interoperabilità cosa vuol dire? L'INPS ha bisogno del mio certificato, chiama, bussa, Comune di Milano. Quindi il passo che dobbiamo fare da questo punto di vista è, nella spiegazione di Barilla, è quello di rendere quelle piattaforme, e lo dico anche ai colleghi di Credemma, è quello di rendere quei dati interoperabiliti, perché se no sono aree tematiche classiche di banche date, belle, molto gestite bene dal punto di vista di pubblicazione all'utente, l'utente ci fa quello che vuole, però poi si avvicina a un CFO, magari serve al CFO, magari serve al cost management, ma magari rischi operativi vorrebbe prendere quelle informazioni, gli manca un pezzo. Gli manca l'ultimo pezzo perché gli manca sempre, che ne so, una dimensione di analisi importante. Per cui, diciamo, non so poi i tempi, ma comunque concludo dicendo, secondo me l'esperienza dice cultura dal punto di vista business è importantissima, quindi l'IT da solo o la data governance o il data management da solo riesce a fare ben poco se i colleghi non continuano a dare feedback, ad aiutare, a comprendere come devono essere contate le cose. Le tecnologie oggi hanno fatto passi da gigante, quindi qualunque tecnologia citata va benissimo dal punto di vista utente. Ricordatevi, all'utente manca ancora l'acqua. Io capisco che parliamo di intelligenza artificiale, eccetera, però se ci pensate c'è ancora una richiesta di informazioni di come contare le cose in maniera sistematica ed essere sicuri che vengano contate quei pezzi sempre nella stessa identica maniera. E puntare al fatto che quel data mesh citato sia effettivamente interoperability tra di loro, cioè che abbia la connessione tra le diverse aree, perché se no altrimenti ritorniamo a un livello più alto, ma sempre spaghetti diventano, perché poi comunque devi continuare a creare aree tematiche. Posso aggiungere una cosa sull'interoperabilità? No, chiedo alla moderatrice. Ci mancherebbe, allora, padroni di casa. Nel caso concreto di Barilla, loro esponevano via API tutto, quindi teoricamente è una piattaforma pronta per l'interoperabilità, però giustamente non ci ha spiegato quella parte che manca. L'altra cosa volevo dire, che così faccio anche pubblicità all'evento di Roma, a livello, parlavamo di pubblica amministrazione, a livello mondiale è Roadekis dell'Estonia il modello di referenza dell'interoperabilità nelle diverse, delle diverse amministrazioni. Avremo come case history a Roma, dall'Estonia direttamente, e proprio spiegheranno il case di come hanno montato Roadekis, che non so se qua qualcuno di voi lo conosce, che è il assolutamente referente mondiale per quanto riguarda, che perché full compliance di GDPR, è tutto assolutamente virtualizzato ma tracciato, e le amministrazioni, il cittadino al centro, cioè il cittadino che decide: devo rinnovare la patente, ho bisogno di questo, 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 lui che decide di accendere le varie amministrazioni che parlino tra di loro, ma i dati non passano attraverso il cittadino, tutto un sistema virtualizzato. Sarà molto interessante vederlo, anche se l'abbiamo già fatto vedere in Spagna, la critica al CDO del governo spagnolo è stata vabbè, ma l'Estonia è un paese piccolo, non è una scusa. Cioè, questi sono sistemi assolutamente scalabili. E vi ho rubato un po' di tempo, vi chiedo scusa. No, no, ma io sono assolutamente d'accordo, al di là del modello, poi, come dire, macchine piccole, macchine grandi, mette a disposizione il modello, l'importante è esattamente quello, cioè l'agenda del cliente. Adesso non dico, ma quante volte l'agenda della customer journey nelle banche è stata toccata negli ultimi 15 anni? Interroghiamoci su questo, cioè sono dei KPI su cui bisogna ragionare, no? Credo che chiunque qui dentro abbia visto almeno 3-4 programmi internamente di customer journey
sui propri clienti. Ed è stato sempre tutto affrontato dal punto di vista tecnico. Io non ho nulla contro la tecnologia, il problema è che non si affronta dal punto di vista del business di cosa dovrebbe essere fatto, perché il cliente non vuole chiamare il call center perché la carta di credito si è bloccata. Vorrebbe che venisse avvisato e che ci fosse qualcos'altro per lo sblocco, semmai. Però mi stoppo perché pensavo prendo troppo tempo. No, Roberto, ne approfitto perché... E poi sul caso Barilla c'è una bella... Avrei voluto... Ma non si difende. Ma non con gli assenti non si parla. Infatti, no. Gino Barilla è andato via. Hai menzionato due temi che sono chiave nei processi di democratizzazione. Hai parlato di requisiti dell'utente, che spesso sono anche espressi poco, male, e di feedback. Quindi significa che ci deve essere un'interazione abbastanza forte tra chi gestisce in qualche modo la macchina operativa dei dati e chi dall'altra parte è il consumatore, l'utente, ma anche a volte, molto spesso è anche il proprietario, l'owner. Quello a cui assistiamo, che è un tratto comune a molte aziende, il fatto che l'utente di business sia poco presente in questi processi di costruzione del dato, dei dataset, restituzione dei feedback. Allora, hai qualche suggerimento da darci, che mi ci metto anch'io, su strategie o tecniche che si possano adottare per coinvolgere maggiormente il business, per stimolare questo tipo di consapevolezza e di proattività? Non ho un suggerimento particolare da dover dare. In realtà ho visto che le cose funzionano meglio quando l'uomo IT, diciamo così, l'uomo dei dati e l'uomo business lavorano assieme. Questa è una banalità, però il compito, lo sforzo dell'IT è quello di mettere a disposizione una piattaforma dove possono lavorare assieme, perché non può continuare, cioè l'uomo business le cose le conosce molto bene, non è che le conosca, perché è un esperto di tabelle, è conoscitore profondo di querificio, come lo chiamo io, e se quella conoscenza fosse messa a fattor comune all'interno di una piattaforma sarebbe molto, molto più utile. Ecco perché dico il business potrebbe aiutare molto a scrivere i glossari, a scrivere le informazioni, i cataloghi, eccetera, eccetera, perché ha bisogno dell'ordine, perché visual manager ha bisogno sempre, no? Però l'IT è lavorati in un ambiente unico, cioè togliamoci questa cosa degli accessi, del controllo accessi, le dinamiche, perché si possono fare, cioè gli espedienti in ambienti non di produzione si possono benissimo adottare. Ecco, quando si lavora senza voler implementare, allora noi abbiamo trovato un modo, non è detto che sia quello giusto, ma un modo che è riuscito a portare più o meno tutti gli utenti a lavorare sulla stessa piattaforma analitica. Qual è stato? Non voler disegnare un modello dati per forza sin dall'inizio, preciso fino all'ultimo virgola, non voler creare i metadati inizialmente per tutto e via via costruirli, via via che i processi andassero arricchiti, si lavorasse appunto assieme. Quindi è una sorta di mock-up. Avete presente i vecchi mock-up che oggi non si fanno più, però in realtà il mock-up è una cosa molto utile, perché quando uno poi tocca con mano e vede il mock-up, cioè che vede esattamente come sarebbe o come verrebbe la soluzione, vede che si crea, è chiaro che sembra perdere tempo, ma in realtà se ne guadagna tantissimo, soprattutto per la fase di test, aiuta tantissimo. Grazie Roberto. Chiederei ad Andrea di raccontarci la sua esperienza, oltre che l'opinione che ha su questo tema. Voi in Popolare di Sondrio state facendo un percorso interessantissimo anche da un punto di vista architetturale, proprio per andare verso
un'architettura ma anche dei processi di messa a disposizione dei dati, utilizzo, in modo da rendere anche l'utente finale sempre più autonomo nell'ambito di certe attività basate sui dati e quindi anche forse più consapevole di quello che significa fare queste attività. Sì, allora io parlando oggi con le persone presenti anche ai tavoli dinamici mi sono reso conto che bene o male gran parte delle persone che delle aziende hanno fatto più o meno lo stesso percorso nostro, no? Quindi abbiamo cercato tutti di creare un punto comune dove mettere il dato, al di là che c'è qualcuno che magari ha fatto un data lake come abbiamo fatto noi, quindi sta centralizzando tutte le informazioni, altri hanno fatto forme più federate, però il concetto è portare il dato e questa è stata la prima parte del percorso. Come sono intervenuti i silos? Beh, in questa parte sono intervenuti relativamente poco, perché hai recuperato quelli che sono i dati elementari presenti all'interno delle varie procedure, no? Per cui alla fine non andavi, tra virgolette, a toccare il business sul vivo. Adesso abbiamo l'esigenza però di fare quella che dicevi tu, cioè la democratizzazione del dato. Quindi abbiamo questa grande possibilità di distribuzione di dato, dobbiamo agevolarla. La risposta banale che ti posso dare è tecnologicamente vuol dire adottare strumenti self-service e quindi BI self-service piuttosto che strumenti no-code e così via, no? Perché lo scopo sarebbe non solo distribuire il dato al business, quindi rendere il dato disponibile al business, ma in qualche modo renderlo autonomo, non si dice sempre, ma nella maggior parte dei casi. C'è però, secondo me, un'altra componente fondamentale che in parte è già stata citata ed è il glossario di business. Cioè, noi oggi quello che abbiamo realizzato è un grande data lake dove l'informazione è tutta catalogata, ma è ancora l'informazione, fammi dire, parla il linguaggio dei singoli sistemi da cui l'abbiamo presa, no? Quindi se volete parla più il linguaggio IT che non, quindi trovano i dati elementari, non trovano i concetti di business. Allora la cosa fondamentale che stiamo cominciando a fare con gli utenti, e lo facciamo proprio con il data owner che da noi è il referente di business di una certa funzione, no? Gli cominciamo a decidere con lui quali sono i concetti di business e quelli arriviamo a materializzarli in modo tale che siano dei dati tra virgolette scaricabili, quindi se mi dici che esiste il concetto di finanziamento personale piuttosto che di mutuo, quello diventa tra virgolette un dato reale all'interno del nostro sistema utilizzabile. Allora, questa secondo me è la chiave di volta. Più riusciremo a far definire e a definire col business questi concetti, più loro avranno un catalogo, quindi un marketplace, un catalogo, chiamiamolo come vogliamo, dove si ritrovano concetti di business, quindi i dati trasformati più vicini alla loro lingua. Allora diventerà più facile anche usare gli strumenti self-service. Perché oggi per usare gli strumenti self-service loro devono, innanzitutto gli stiamo chiedendo di acquisire competenze, fammi dire tecniche, perché per quanto sia self-service, per quanto sia facile andare a farsi una nuova dashboard o una nuova distribuzione con un tool no-code, comunque bisogna avere un po' di concezione, tra virgolette, IT. E i colleghi del business giustamente fanno un altro mestiere, no? Quindi ma non ritengono neanche necessario arrivare a acquisire queste competenze, è un lavoro non loro, a quel punto gli conviene molto di più dire ok, chiedo all'IT, me lo devi dare tu. Se invece cominciano, quindi già dovranno fare questo passo di imparare un minimo il tool, però devo dire che i tool stanno andando mano a mano sempre verso, diciamo, essere meno tecnologici. Adesso ultimamente c'è la chat GPT che tanto risolverà tutti i problemi, noi glielo chiederemo in italiano e lei ci risponderà con l'estrazione che ci serve, quindi arriveremo anche a quello. Però al di là dello strumento è importante che loro
non si trovino i dati elementari così come sono organizzati nel partitario, nel sistema dei finanziamenti, ma si devono trovare i concetti di business. Allora questo diventa un volano per far utilizzare questi dati, perché li rendi, come dire, dichiarativi, semplici, ma diventa anche un volano per far dialogare i vari attori a livello di business, perché nel nostro modello, ma credo nel modello di tutti, c'è il data owner, che è il proprietario del dato, che è quello che lo descrive, lo mette a disposizione, ma ci sono anche i data user, no? Che sono quelli che lo utilizzano. Oggi il grosso lavoro è, come si diceva prima, definire i requisiti, per cui spesso c'è bisogno dell'arbitro IT per capire i requisiti dall'uno, andare a interrogare l'altro per determinare come recuperare le informazioni e poi fare il lavoro. Allora, il self-service potrebbe arrivare nel momento in cui abbiamo dei concetti condivisi a creare un link per cui sono direttamente il data user business e il data owner business che dialogano, e quindi il data owner, come dire, vede anche l'utilizzo che viene fatto della sua informazione. Questo dovrebbe innescare, secondo me, tutta una serie di vantaggi che vanno dai feedback sulle modalità, ma anche dai feedback legati al guarda che adesso so che i miei dati vengono usati anche dal controllo di gestione e ho pensato a 2 o 3 controlli perché il collega mi ha detto che alcune cose gli risultano difficoltose, no? Oggi non c'è questa concezione, per cui spesso e volentieri noi stiamo chiedendo per esempio ai data owner di definire i controlli di qualità business da applicare, ma loro non hanno coscienza piena di tutti i punti dove viene usata la loro informazione e quindi controllano magari solo gli aspetti che sono interessanti e fondamentali per i loro processi di business. Ma quel dato lì viene usato, quel concetto lì viene usato in n altri punti. E quindi è importante capire anche che magari un aspetto che nel tuo processo, che nel processo di censimento anagrafico è marginale, come può essere un SAE, è fondamentale per esempio il modello di rating. Allora, se il data owner dell'anagrafe, che è quello del processo anagrafico, fatemi dire, il SAI è un attributo, no? Quindi va a controllare che non metto il SAI di una persona giuridica a una persona fisica, finita lì. E per il rating è fondamentale invece la distinzione dei singoli valori. Quindi questo dialogo potrebbe migliorare ulteriormente. Quindi noi ci stiamo spingendo verso la distribuzione. Abbiamo notato che, e chiudo, la distribuzione è uno dei volani che crea interesse verso il mondo della data governance. Non ci abbiamo la fila fuori dalla porta che vogliono definire i glossari, attenzione. Però, avendo capito che nella data governance, in particolare nel data lake, trovano praticamente tutte le informazioni di cui hanno bisogno, mentre prima c'era l'esigenza magari di andare a girare le 7 chiese, no? Perché bisognava capire un po' dove andare a recuperare i dati, già questo sta creando diverse richieste verso il mio ufficio di fornitura di informazioni. Con tutti i problemi che abbiamo detto, perché oggi non abbiamo ancora i sistemi di democratizzazione che ti stavo descrivendo, ci stiamo lavorando, e quindi, tra virgolette, la self-service sono le mie persone che fanno le query per capiscono i requisiti e poi preparano i dati per il collega di business, no? Però già solo questo mi fa capire che il paniere degli uffici di business che stanno venendo dalla data governance perché hanno capito che c'è un vantaggio, comincia a aumentare, quindi sono di diversa natura, di diversi uffici, di diversi business, di diverse linee. E quindi, come dire, da qui mi aspetto che l'appetito venga mangiando e siano disposti a dare anche un qualcosa in più per avere un'agevolazione ulteriore. E questo è un elemento fondamentale, che è un po' la collaborazione, il fatto di riuscire a confrontarsi tra persone che trattano dati afferenti a domini diversi, ma all'interno dei quali ci sono delle strutture comuni, e quindi il fatto di condividere degli obiettivi. Spesso ci capita di sentire che nelle aziende manca, tu prima citavi giustamente il glossario, manca un linguaggio comune, ognuno attribuisce dei significati secondo la propria percezione e la propria esperienza.
quanto può essere importante avviare un programma di, e mi rivolgo a Claudia perché so che stanno facendo in Viper un grosso sforzo per creare una sorta di, la banalizzo chiamandola community, di persone che hanno un interesse nei confronti del dato perché sono utilizzatori, sono proprietari, sono gestori. Quindi quanto è importante e che soddisfazioni vi sta dando come struttura responsabile? Ti cedo, prendi quello. Quindi se vedete a distanza adesso di un po' di tempo da quando avete lanciato l'iniziativa che effettivamente c'è una maturazione nelle persone che cominciano a vederci dei benefici, dei ritorni per se stessi. Sì, sì, allora ti racconto un po' e parto soprattutto, sarei partita da uno slogan che c'era sul cartellone di Irion, se lo posso riutilizzare guardo le persone, right data to the right people at the right time. Quindi i dati giusti probabilmente ce li abbiamo e tante volte non li conosciamo neanche, ma l'importante, il punto focale sono le right people, quindi le persone giuste. Le persone giuste, ne sono tantissime in azienda, lavoriamo sempre secondo appunto il concetto di utilizzatori dei dati, conoscitori dei dati, ma poi realmente quante sono queste persone? Giusto per dare qualche numero, perché questo esperimento l'abbiamo fatto in azienda. Sono lato business circa 1000 persone che lavorano quotidianamente sui dati, solo business, le strutture invece IT che si occupano di data application sono circa 120. Quindi stiamo parlando di grandi numeri ed effettivamente quindi avevamo proprio bisogno di creare una community, di dare un senso di appartenenza e identificare, prima di parlare di ChatGPT, utilizzo di intelligenza artificiale, proprio di coinvolgere le persone, perché effettivamente sono loro il motore di questa spinta data-driven che abbiamo avuto in azienda. Quando parliamo appunto di spinta data-driven, è proprio un percorso di formazione che abbiamo avuto, perché è qualcosa che è lavorazione, qualcosa che è sempre in progress e che molto probabilmente non finirà mai, perché la tecnologia non finirà mai, la conoscenza del dato non finirà mai e la data quality non sarà mai al 100%, poi alla fine è anche un po' questo il nostro lavoro. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti all'inizio del 2022 con la costituzione di un primo momento che è stato quello di costruire questa identità. Siamo partiti ovviamente da un piccolo nucleo, ci siamo allargati man mano. Abbiamo attivato dei percorsi di formazione ma verso tutte le persone che utilizzavano i dati, trattano i dati, ma semplicemente anche coloro che sono interessati a capire che cos'è questo mondo, perché magari non lo fanno di mestiere quotidianamente come lo facciamo noi. Quindi è stato un percorso anche di avvicinamento e soprattutto di commitment, di engagement, perché era quello che ci siamo resi conto che mancava. Venivamo anche da un modello di governance dove si tendeva ad affidare dei dati in maniera abbastanza imperativa. I tuoi dati sono quelli. In realtà bisogna superare, secondo me, questo step, perché i dati sono dell'azienda. Cioè noi facciamo parte di un'azienda e i dati non sono miei, di Claudia, non saranno tuoi, ma sono di tutti. E quindi in realtà quello che serve è che ce ne prendiamo cura e che soprattutto li rendiamo disponibili appunto agli altri. Quindi lo step che dobbiamo fare in questo caso è il superamento del silos. Io lo vedo intanto nel guardare oltre il nostro orticello e renderci conto che i dati sono di tutti, è un po' in maniera tipo di staffetta. Io sono il data owner ma posso cederli, quindi una volta che apro la porta li cedo perché sono anche di buona qualità le persone che li utilizzeranno. E quindi abbiamo introdotto anche delle nuove figure all'interno del nostro modello organizzativo, che non è solo il data owner ma è anche l'utilizzatore del dato, superando quella concezione che era meramente di consumo più che altro di, quindi passando alla concezione anche di utilizzo del dato, perché una volta che li abbiamo, sappiamo che cosa sono, sappiamo dove sono, è bene che vengano divulgati all'interno dell'azienda, perché è quello che effettivamente poi genera beneficio per tutti. Quindi è un percorso, quello di formazione, un percorso questo che abbiamo chiamato Data District, poi in realtà perché per ricordare anche un po' il distretto automobilistico modenese, visto che siamo anche una banca che è partita appunto dal territorio, non volevamo anche, neanche perdere il nostro legame col territorio, e quindi abbiamo creato questa community.
dove quotidianamente appunto scambiamo anche quelle che sono le nostre, anche i nostri pareri, le nostre, ci confrontiamo sulle nostre esperienze, e siamo diventati un po' il punto centrale per tutte le tematiche del mondo dati. Ovviamente tante le ascoltiamo perché non riusciamo comunque a rispondere tempestivamente a tutte, però almeno stiamo sul pezzo e cerchiamo di dare il nostro supporto laddove è possibile ai nostri utenti. Quindi diciamo le tappe fondamentali sono state intanto la parte di avvicinamento, una parte iniziale di avvicinamento ai nostri utenti, e poi introdurre dei concetti che erano quelli di cercare di identificarci tutti quanti all'interno di una data platform, di far passare dei concetti che erano quelli di sentirci una squadra, di sentirci appunto una community dove il problema della data quality, del dato di scarsa qualità non era un dato legato solamente a chi lo produceva, ma era un problema di tutti, perché effettivamente se il dato di scarsa qualità viene poi divulgato verso tutti gli utilizzatori è un problema di tutti. Quindi è un po' questo quello che abbiamo cercato di lavorare molto, molto sulla comunicazione, soprattutto sharing quelli che potevano, tanto il problema non era solamente mio, non è che resta solo sulla mia scrivania, è un problema di, effettivamente di tutti laddove c'è, ed è una soddisfazione di tutti quando riusciamo poi a trovare o a portare a casa un prodotto di buona qualità, quindi proprio in ottica di far fruire ai nostri utenti di qualcosa che sia ottimo, che sia di buona qualità, perché questo penso che poi sia l'obiettivo comune di tutta l'azienda. Mi sembra anche che ci stiate riuscendo, perché c'è un seguito. Ci stiamo provando, perché è un percorso lungo, è un percorso graduale, e poi ovviamente non è recepito da tutti allo stesso modo, ci sono terreni più fertili, ci sono terreni più aridi, e quindi ci stiamo lavorando. Quindi direi che se vogliamo immaginare un percorso di progressivo abbandono dei silos verso la democratizzazione, cogliendo un po' i concetti chiave che sono emersi da quello che ci avete raccontato, c'è un tema di prima di tutto cultura aziendale, una cultura che deve evolvere verso una logica di condivisione delle informazioni, di riconoscimento del dato come risorsa chiave per l'azienda. C'è un tema di interoperabilità, c'è la necessità di avere il business a bordo, perché poi fondamentalmente è il business che ha il maggior interesse a che questi dati siano di qualità, siano buoni. Le competenze, che sono sia le competenze di business, perché ci interessa capire cosa significa un dato, che concetto di business sta rappresentando, ma anche i soft IT skill, perché, come giustamente diceva Andrea, c'è bisogno anche che quelle persone di business sappiano un po' mettere le mani. E poi c'è l'architettura sottostante, abbiamo visto nuovi paradigmi, oggi si parla di data mesh, data fabric, di tutto di più, però poi dobbiamo capire cosa effettivamente ci consente di raggiungere l'obiettivo della democratizzazione, considerando anche il contesto aziendale in cui questo si vuole realizzare, perché naturalmente non tutte le aziende sono allo stesso livello di maturità e hanno la stessa fisionomia e configurazione. Formazione, giustamente competenze e formazione. Michele, la domanda l'avrei fatta a Giuseppe, ma parimenti la posso fare a te, perché... Fai finta che sono Giuseppe. Allora, innanzitutto c'è una cosa che mi ha un po'... quando Roby ha detto sì, ma l'utente di business non sa disegnare una dashboard, secondo me se non lo sa fare è estinto, cioè nel senso teoricamente è da lì il concetto della formazione, della cultura, eccetera eccetera. Ci sono due tipi di diciamo percorsi formativi: uno assolutamente verticale e tecnologico, quelle sono le classiche certificazioni, sei preparato su una tecnologia, ti sai muovere e diciamo guarda un po' la parte IT. Ma poi c'è quella che io chiamo la parte orizzontale funzionale, e mi riferisco essenzialmente al DAMA, visto che io sono anche parte del board di DAMA Spagna, dove lì praticamente si fa una formazione diversa orientata alla parte funzionale e soprattutto orientata a far sì che le aziende utilizzino lo stesso linguaggio. Facevo prima l'esempio. E poi attenzione, il DAMA non è che ti fa un dettato, ti dice deve essere così. Diciamo che il DAMA ti dà un ventaglio di proposte. Che cos'è un data steward? Che cos'è un data owner?
però se la nostra azienda decide che esiste il data champion, che è un data steward e data owner contemporaneamente, lo può creare. L'importante è che ci sia una policy che lo define, e questa è la parte importante. Sempre di più la formazione funzionale orizzontale è importante, perché non si stanno formando solamente i profili IT per la classica certificazione CDMP, che è già anche richiesta qua in Italia, ma in Spagna tutti i concorsi, sia pubblici eccetera eccetera, è un requisito sine qua non. Il consulente deve avere la certificazione CDMP, ed una delle ragioni perché lavoro tantissimo. Però sempre di più anche figure del business si stanno iniziando a formare in un percorso DAMA. E non voglio fare pubblicità al mio libro, ma quello che ho fatto è giustamente rendere questi termini tecnici semplici, perché alla fine sono semplici se spiegati in modo semplice. Tutti abbiamo sentito parlare di CDC. E cos'è CDC? Change Data Capture. Sì, e che cos'è, no? Allora, se noi guardiamo la parte funzionale e un minimo di parte tecnologica, ma un minimo, ma più che altro perché, in modo che quando qualcuno dice il concetto business glossary, tutti sanno di che cosa stiamo parlando, tutti intendiamo la stessa cosa, secondo me è fondamentale. Molte aziende stanno investendo in questo, in una formazione funzionale, perché comunque sia, sapete che il DMBOK è un libro di 700 pagine, ma non si parla di nessuna tecnologia, è un libro assolutamente funzionale. Dovrebbe essere nel comodino di ogni buon data manager, come sempre dico. La cosa interessante che ha è la definizione di concetti, la definizione di metriche, di processi, è una specie di vademecum che si può applicare a tutte le aree del data management. Voi conoscete sicuramente il rotondino di Dama, che noi in Spagna chiamiamo il quesito, il formaggino, dove abbiamo la data governance nel centro, perché secondo Dama se non c'è data governance non c'è data management, però dove ci sono tutte un'altra serie di aree molto importanti, come abbiamo parlato oggi, ho sentito la parola metadati mille volte, perché i metadati stanno alla base anche della data governance e conseguentemente del data management, la data quality. L'architettura è il ponte che porta la parte business dentro la parte IT, e quindi è assolutamente fondamentale. Alla fine tutte quelle aree sono assolutamente relazionate tra loro, e la formazione di Dama e la formazione, diciamo, di una cultura del dato orientata alla parte funzionale è assolutamente fondamentale. Poi ciò non toglie che, così rilancio la provocazione, ovviamente, ci mancherebbe altro. Cioè, io utente di business, quello che deve essere importante è che mi arriva un dato di qualità, che mi arriva un dato nel tempo giusto, nel momento giusto, eccetera, eccetera, però un minimo di skill per quanto riguarda la costruzione di una DAB, io personalmente penso che lo dovrei avere, perché, allora, il report è morto, cioè, a parte il report in regolatorio, ci deve essere la cultura dell'analisi, cioè io mi siedo davanti e tiro fuori delle analisi. Il report, nel momento che lo stampo, è già morto, non è vivo. E da qui questa nuova cultura, e grazie a tutte queste tecnologie che sono arrivate, la virtualizzazione, eccetera, eccetera, ci permette di fare analisi in tempo reale, che noi prima ci potevamo scordare. Vi ricordate i vecchi tempi in cui girava il cubo l'app e quindi dicevi, no, ma le vendite di ieri, no? Adesso noi possiamo sapere le vendite in tempo reale. Tutta questa tecnologia ci permette di fare cose che prima non potevamo assolutamente fare, o che prima ci costavano molto più tempo, però è aumentata anche l'entropia. E da qui un richiamo finale a, va bene, c'è la mia bella certificazione Azure, c'è la mia certificazione, però torniamo a pensare anche una certificazione più orizzontale, più funzionale, come può essere quella del Dama. E gli diamo il diritto di replica. No, non è che non siamo d'accordo, per carità, volevo replicare in questo senso. In banca devi fare i corsi di data management così come fai i corsi di rischio. Questo siamo tutti d'accordo, no? Poi non so quanti
sono riusciti a farlo o no, però se tu studi e sai che cosa è il rischio di credito, non puoi non sapere come nasce il rischio di credito, su quale forma, non tanto il processo. Quindi qua sfondi la porta aperta. Quello che volevo dire io è, ci sono utenti che guardano al dato perché lo devono analizzare, tipicamente sono risk manager, finance planning, eccetera, ma a un gestore quello, cioè della dashboard, non gli frega niente, cioè quello ha bisogno di interrogare qualcosa che gli dica, anzi dovrebbe essere rincorso dal dato, cioè io vado oltre, il gestore dovrebbe essere rincorso dal dato perché lui, il suo mestiere è la vendita e quindi lui deve vendere, non deve studiare, analizzare, cioè lui deve sapere quote di mercato del suo perimetro peraltro, di clienti, le sue strade, ecco vedete il zoom come scende. Quindi queste cose qui da realizzare non sono facili da realizzare, uno te le esprime come requisito, ti mette una riga, non so i nomi dei colleghi dell'IT qua presenti, ti mettono solo una riga, peraltro anche in un Excel scritto in una cella, piccolina, in cui dico io ho bisogno di essere rincorso dal dato, punto. Trasforma quello in un requisito che parte dalla legacy che è stata scritta con COBOL nel 1975 e forse anche prima, e questo è quello che i poveri data manager sono costretti a fare. Io questo volevo dire, cioè poi va bene, la cultura bisogna farla, bisogna andare da tutte le parti a spiegare che cosa bisogna fare, eccetera, però non ne esci se non sei democratico, non esci. Per essere democratico però devi puoi dare qualcosa in cambio, e cioè che quello che costruisci sia interoperabile, cioè deve essere utilizzato cross funzione. E quindi quando poi il gestore parla dei suoi target col CFO, noi incominciamo a dire ma quanto è venduto ieri? E passano mezz'ora, ah ma l'hai messo questo dentro? Ma fino a che ora tu hai calcolato? Ma questo no, io i mutui a tasso variabile non li prendo, prendo solo quelli a tasso fisso. Cioè capite, le discussioni poi diventano... Noi abbiamo iniziato nel 2008, ricordo, unicamente perché ero presente a un tavolo come CFO, davanti, tanto adesso lo posso dire, Profumo e i capi business, la prima mezz'ora era come, cioè dove eravamo su il margine di interesse. La prima mezz'ora, perché il gestore diceva più 3%, il CFO diceva più 1,5%, erano tutte e due giusti, tutte e due giusti, però solo che uno stava contando un certo tipo di perimetro, quell'altro invece era più vicino. Quindi la realtà è, fare cultura vuol dire studiare e intendersi sui glossari, ma soprattutto sulle metriche di misurazione. Sono quelle le cose fondamentali. Come ti misuri prima di tutto? Perché poi è chiaro che la misura è fatta di una somma o di campi, come dire, del glossario. Ma la misurazione è fondamentale. Quindi bisogna fare cultura per capire la misurazione come la fai. Poi vediamo se una misurazione buona, cattiva, hai raggiunto il target, no? Ecco, qua apriamo un'altra parentesi. Io non uso questo termine, scusate, perché poi qua potrei parlare. Per me non è certificazione importante, per me è la validazione importante, perché abilita l'uso, quindi noi come data manager dobbiamo abilitare l'uso del dato. Poi tu, che sei il data owner, sei proprietario, lo usi, quindi io abilito te. Non esiste un dato certificato, esiste il dato certificato solo per quelli che fanno il bilancio, il 31 dicembre che scattano una foto, è una foto però quella, sfocato più o meno, però è una foto, fanno una roba perché deve essere fatta così. Quindi tutto il mondo regolamentare è facile fare questa roba qua, tra virgolette, leggermente più facile, perché c'è un ente che ti dice come si chiamano i crediti, come si chiama un mutuo, che cosa ci sta dentro fuori. Il problema è quando devi parlare di queste cose con il gestore, che non vede questo. Infatti, credo che i temi sono, il gestore ha 9.000 prodotti, la Banca d'Italia ne ha 1.200. Da 9.000 a 1.200 c'è cioè il pendolino. Scusate la divagazione. Credo abbiamo finito il tempo. Io ringrazio Claudia, Roberto, Andrea, perché il loro contributo è straordinario e ogni volta che parliamo c'è sempre qualcosa in più, un valore aggiunto in più che riescono a trasferirci. Poi
La cosa bella è che sono esperienze concrete, cioè qui non parliamo e ci divertiamo, esatto. Sì, ci divertiamo. Ormai la community siamo noi. E poi devo ringraziare doppiamente Michele, prima di tutto per l'invito e poi per la sua testimonianza sul tema della formazione. Sono imbucato. Grazie a voi. Allora, prendete pure il libro che volete.